Taranto 29 settembre 2020, discesa del Vasto, giornata della memoria in ricordo delle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. È un momento importante perché si vuole commemorare chi davvero ha speso la vita per un ideale, per assolvere al proprio lavoro, al proprio senso del dovere. E siamo con Cosimo Semeraro, che è il presidente dell'associazione 12 giugno, l'organizzatore appunto di questa manifestazione. C'è qui un raduno presso il lungomare Garibaldi, discesa, la prosecuzione un po' della discesa del Vasto, e poi ci si imbarcherà per poi concludersi la manifestazione con appunto il lancio in mare di una corona all'altezza del, una corona di fiori all'altezza del quarto sporgente del porto, in memoria appunto di quelle che furono le vittime, e la famosa gru, le vittime del 2012, del 2019 e tante altre ancora. Allora, Semeraro, ogni anno, quest'anno è stata anticipata di 2 mesi la manifestazione, ma lo spirito è sempre quello: da un lato il ricordo di chi non c'è più, dall'altro lato però l'amarezza per il fatto che comunque poco o nulla è cambiato in termini di sicurezza. Allora, prima di tutto quest'anno è cambiata la data per il semplice motivo che sulla stessa gru sono morti Francesco Zaccaria nel 28 novembre del 2012, quando c'è stato il tornado. Sulla stessa gru purtroppo è morto Cosimo Massaro sulla stessa gru. E pertanto nel 2019. E pertanto ho messo le due famiglie insieme e ho trovato la giornata del 29 settembre, che è la giornata mondiale del cuore. Più di quella e più importante di quella non esiste. La cosa che io voglio premere di più è che oggi da qua, da Taranto, parte la svolta. Una svolta per salvare altre vite umane. Perché questo? Perché sono riuscito che il Presidente del Tribunale ha accettato una mia richiesta per una corsia privilegiata, in modo che le persone non muoiono più due volte, la prima per il profitto e la seconda per la prescrizione. Pertanto tutti noi ora dobbiamo muoverci, perché da Taranto deve partire questa svolta, che tutti i tribunali poi si devono associare, che questi processi vengono subito e non vadano più in prescrizione. Solamente così noi diciamo ai datori di lavoro: se tu vuoi sbagliare per il maledetto profitto, tu sei padrone di sbagliare, ma nel momento che vuoi sbagliare tu devi andare a finire in galera, perché non è ammissibile più che le persone muoiono per il maledetto profitto. Le vittime del lavoro sono tante, ma ricordando le più recenti, Mimmo Massaro di Fragagnano, la famosa gru rovesciatasi in mare nel 2019 all'altezza del quarto sporgente, un tornado che travolse appunto Mimmo Massaro. Episodio simile accadde nel 2012 a Francesco Zaccaria, come a dire che gli anni passano, le parole passano e i morti continuano ad esserci. Siamo con i familiari di Mimmo Massaro. E allora, intanto la mamma di Mimmo. Non voglio dire niente. Ci sono parole, comprendo perfettamente il dramma. Il papà. Mi sento male, che mi manca una colonna che mi aiutava tutti i giorni. Adesso non ce l'ho più, non so come mi devo comportare. Basta, mi sento sempre, lo tengo davanti agli occhi di Mimmo mio, e non so come devo fare. Vorrei un po' di giustizia, che ancora non si sbrigano a fare queste giustizie. Basta. Ecco, passiamo alla sorella di Mimmo Massaro, ecco. Niente, che comunque è passato più di un anno da che è successo l'incidente di mio fratello, no? E quindi delle indagini ancora non sappiamo nulla. Poi volevo anche dire, farne considerazione, perché durante il lockdown è successo qualcosa di molto grave. E sono stati rubati i cavi elettrici, penso che tutti ne siamo a conoscenza.
E posso dire che tramite il mio avvocato che il consulente Galati questa cosa l'ha messa negli atti. E vorremmo capire come mai questa cosa è stata fatta. Scusate, ma l'emozione è tanta. La comprendo perfettamente, le siamo vicini. L'amarezza, dicevo, è che però tante belle promesse da parte della classe politica, da parte delle istituzioni, tutte belle favole, però, ripeto, si continua a morire dannatamente e disperatamente sul posto di lavoro, come se le esperienze tragiche che si sono verificate non rappresentassero nulla. Sì, infatti tutto va avanti come se nulla fosse, cioè, tengo a ricordarlo che comunque quello è un luogo di morte e la gente in comune comunque ancora pensa che ancora continui a lavorare, nonostante... Quella è una fabbrica della morte. Io come l'ho sottotitolata il giorno dell'anniversario, il luogo della morte, niente, non so... La comprendo, la comprendo. Questo momento di ricordo, come dice una massima, un paese non ha memoria e non ha futuro, e noi dobbiamo continuare a ricordare questi nostri amici. E in rappresentanza di Fragagnano, il comune natio di Mimmo Massaro, la dottoressa Serena Bisanti, che è assessore appunto del comune di Fragagnano alle politiche sociali e alle pari opportunità. L'amministrazione comunale ha voluto essere presente con lei a questo evento in ricordo di Mimmo e di tantissimi altre persone che è bene ricordare. Io dico solo che siamo nel 2020 ed è veramente assurdo che ancora oggi ci siano vittime sul lavoro, perché quando si va per portare uno stipendio a casa non si può morire. Noi siamo vicini alla famiglia e quello che chiediamo è giustizia. Giustizia per Nivo e per tutte le vittime del lavoro. Ma noi confidiamo che questo impegno che il Cavalier Seminario porta ogni anno possa migliorare la condizione di lavoro e evitare che queste tragedie continuino ad accadere. È davvero apprezzabile che il momento del dolore, della disperazione, del ricordo che non si stempera negli anni si trasformi, diventi un motivo di lotta, di battaglia per far sì che i diritti dei lavoratori vengano rispettati e che quei tragici episodi non abbiano più a ripetersi. Siamo con Amedeo Zaccaria è il papà di Francesco Zaccaria che al quarto sporgente, nel famoso tornado del 2012, perse la vita. Abbiamo parlato di questi episodi analoghi, quello appunto di suo figlio e quello di Mimmo Massaro, e l'amarezza, a costo di essere ripetitivi, è sempre quella, cioè passano gli anni ma c'è l'indifferenza delle istituzioni, direi la connivenza, perché permettere che si verifichino questi episodi significa che qualcuno se n'è fregato altamente. Scusatemi il tono duro, ma è la pura realtà. Sì, effettivamente hai ragione, è la pura realtà. Questa cerimonia è nata dal fatto che io, quando vidi per l'ultima volta Francesco, gli promisi che il suo nome non sarebbe caduto nel dimenticatoio come tanti altri lavoratori morti per la complicità di un governo assente, di una magistratura assente, perché comunque, come ho più volte detto, che la legge è uguale per tutti, ma spesso e volentieri nelle stesse aule dello stesso tribunale la giustizia è diversa per tutti. Per cui noi, come familiari di vittime del lavoro, chiediamo al governo che venga riconosciuto l'omicidio sul lavoro così come è stato riconosciuto l'omicidio stradale, in quanto spesso le morti sul lavoro sono causate dal profitto, perché qualcuno potrebbe rispondere
risponderci che è giusto che ci sia profitto quando uno lavora, ma è speculazione sulla vita dei lavoratori. Perché il diritto alla vita e alla salute viene prima del diritto al lavoro. Certo, è vero, perché il diritto alla vita e alla salute viene prima di tutti gli altri diritti, anche perché comunque il governo ha varato varie norme e varie leggi, però a questo punto ritengo che sia pure inutile farle, viste che comunque chi li trasgredisce rimane impunito. Ecco, parliamo della manifestazione di quest'oggi, il raduno qui e poi partiranno varie imbarcazioni in direzione del luogo della tragedia, del quarto sporgente del porto. Sì, abbiamo fatto questa manifestazione, abbiamo ideato di fare questa manifestazione non solo per ricordare, purtroppo quest'anno dobbiamo ricordare anche un collega di Francesco, Cosimo Massaro, che purtroppo l'anno scorso sulla stessa gru sulla quale era Francesco ha perso la vita. Quindi anche qui c'è da porsi delle domande, nel senso che come mai un incidente analogo, come mai sulla stessa macchina, quindi ci sono delle complicità. E abbiamo pensato già da prima di dedicare questa cerimonia comunque a tutte le vittime del lavoro e in particolar modo ovviamente in quelle che hanno perso del lavoro, del dovere e del volontariato. Io intendo vittime del lavoro tutti, perché ognuno fa il proprio dovere quando va al lavoro, chiunque. Quindi io per vittime del lavoro intendo tutti, forze armate, chi fa volontariato, perché ognuno fa il proprio dovere. E quindi dedichiamo questa cerimonia a tutti i morti sul lavoro e in particolar modo a quelli che hanno perso la vita in quello stabilimento che è diventato insicuro, in quello stabilimento che sta cadendo a pezzi. Non è vero chi dice che quello stabilimento è sicuro, dice la falsità, perché abbiamo le prove, abbiamo le controprove che è uno stabilimento che sta cadendo a pezzi. Sentire le parole dell'amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, che a porta in Rai, in televisione, ha il coraggio di dire che lo stabilimento, il siderurgico di Taranto, è uno dei più belli, dei più evoluti e avanzati d'Europa, io penso che sia uno schiaffo alla memoria di chi ha perso la vita. È vero, ha detto delle falsità. Noi per quello che riguarda i due incidenti mortali al molo, al quarto sporgente, abbiamo le prove. In più ci sono testimonianze di lavoratori che in quello stabilimento ancora si lavora con metodi medievali, per cui proprio per questo motivo, medievali senza sicurezza, per cui proprio per questo motivo si rischia di perdere la vita sul posto di lavoro. Zaccaria, sono passati dal 2012 a oggi 28 anni, e come si fa a trovare la forza per andare avanti? Non è facile. Non è facile perché in questi momenti si rivive un po' tutto quello che si è ripassato nel 2012. La rabbia comincia a trovare il posto al posto del dolore, perché come il dolore comunque c'è sempre. Spiegare che la sera quando si va a letto si immaginano tante cose e non è facile, per cui noi chiediamo che il governo istituisca per l'appunto l'omicidio sul lavoro per poter dare giustizia, che tutt'oggi non c'è per chi muore sui luoghi di lavoro. Ecco, ci avviamo, vedete, ci sono una serie di striscioni con una espressione significativa per non dimenticare mai, e i volti di chi ha perso la vita sul proprio posto di lavoro. In nome del dovere è il caso di Francesco Zaccaria, deceduto il 28 novembre 2012 al quarto sporgente dell'Ilva, del porto, pardon. E guardate, ancora ci sono altri, purtroppo è una triste così rassegna che deve però spingerci a combattere per la difesa della vita e della sicurezza sul lavoro in nome e in memoria di chi non c'è più. Ci avviamo, ecco, abbiamo anche dei rappresentanti istituzionali che
tra un po' appunto intervisteremo. Eccoci con Giovanni Battafarano, che è il presidente dell'associazione Welfare e Lavoro e Welfare. Allora, Battafarano, il ricordo di chi non c'è più è la realtà, però, che torniamo ogni anno a dire le stesse cose, purtroppo, con ulteriori incidenti e morti sul lavoro. Ma come è noto, l'Italia ha una buona legislazione in materia di sicurezza del lavoro. Naturalmente questa buona legge va applicata, ma questo è compito delle imprese, delle organizzazioni varie, gli operatori della prevenzione. C'è una battaglia quotidiana, è un problema anche di cultura. Devo dire che la situazione va migliorando rispetto agli anni precedenti, però naturalmente l'ideale sarebbe una sicurezza totale, e tutto questo è una conquista. Io devo dire che l'associazione 12 giugno, ma anche l'ANMIL, Mutilati e Invalidi del Lavoro, fanno un lavoro eccellente per coltivare questa cultura di base che deve riguardare sin dalle scuole. I bambini, i ragazzi, gli studenti devono imparare a essere molto attenti alla propria sicurezza e alla sicurezza degli altri. E abbiamo anche con il Gonfalone il comune di Leporano, con il primo cittadino, il dottor Vincenzo Damiano, sindaco. L'amministrazione di Leporano vuole ricordare chi ha speso la propria vita in nome del lavoro, e deve essere anche un monito perché le istituzioni diano risposte affinché episodi tragici, episodi davvero aberranti, incredibili, ingiustificati e ingiustificabili nel 2020 possano ancora ripetersi. Sì, l'amministrazione di Leporano è presente per ricordare e nello stesso tempo per non dimenticare i tanti infortuni sul lavoro e le vittime del lavoro. Per me è una giornata di particolare emozione, perché io ho vissuto in Ilva, ho lavorato 16 anni come medico di pronto soccorso, e quindi alcuni ne ha visti di drammi. Eventi drammatici purtroppo li ho vissuti in prima persona, quindi la nostra presenza oggi qui è per ricordare, per far capire, diciamo, alle aziende che non si può morire per il lavoro. Il lavoro deve essere fonte di sostentamento per le famiglie, e quindi vanno messe in atto tutte quelle misure di prevenzione affinché infortuni gravi o mortali non abbiano più a ripetersi. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Taranto, l'assessore Paolo Castronovi. Assessore, un momento difficile quello che vive Taranto, il solito dramma, la scelta assurda di dover appunto trovarsi di fronte all'alternativa lavoro e diritto alla salute, diritto alla vita. In questo caso, in questa sede, ricordiamo quelle persone il cui diritto alla vita fu tragicamente calpestato. Noi oggi partecipiamo a questa manifestazione, come in tutte le altre organizzate dall'associazione, perché dobbiamo sensibilizzare tutti quanti la popolazione sul tema appunto della sicurezza sul mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece il primo argomento di cui parlavi, la città probabilmente sta svoltando, io sono certo di questo, grazie anche alle politiche che stiamo mettendo in atto. L'obiettivo è dare la possibilità che nessuno debba fare quella scelta di cui parlavi tu, per cui io credo che nei prossimi anni, se tutti insieme continuiamo a marciare nella stessa direzione, questo dilemma sarà risolto. Considerando quello che sta facendo ArcelorMittal, ecco che ci tornano in mente le tragedie del 2012 e del 2019, penso a Zaccaria, penso a Massaro, ma potrei pensare a tantissimi lavoratori. Un'azienda che ha proprio il disprezzo, diciamolo senza se e senza ma, verso la comunità tarantina. Beh, l'abbiamo denunciato più volte, il sindaco l'ha denunciato, non c'è dialogo e quindi non ci può essere futuro in queste condizioni per un'azienda che si comporta in questo modo. Noi chiediamo su tutti i tavoli di poter intervenire direttamente nelle questioni che riguardano l'Ilva di Taranto, perché insiste nel territorio nostro, ed è giusto che la comunità tarantina abbia un ruolo importante in queste decisioni. L'avvocato Giampiero Mancarelli, presidente di Chima Ambiente Amio, la vicinanza sua personale e dell'azienda che rappresenta. Assolutamente sì, ad un'associazione come quella 12 giugno
che da tempo insomma in campo per cercare di migliorare la situazione dal punto di vista sia della sicurezza del lavoro, i grandi passi sono stati fatti avanti anche con una legislazione importante, sia dal punto di vista della sensibilizzazione sulla velocizzazione dei processi e quindi del tempo dei processi per evitare la prescrizione. Il signor Semeraro da tempo, insomma, presidente dell'associazione 12 giugno. Sì, 12 giugno, da tempo in campo e noi non possiamo che essere a fianco anche come azienda rispetto a questo importante tema. Preghiera per le vittime del lavoro, scritta dal professor Antonio Fornaro. Dio, fonte di vita, Padre buono e misericordioso, noi, parenti delle vittime, innocenti del lavoro, oggi eleviamo a te la nostra accorata preghiera. Dona a loro che prematuramente hanno lasciato la terra la pace e il riposo nella dimora eterna dei giusti. A noi che sulla terra piangiamo la loro improvvisa e ingiusta scomparsa, dona la forza della fede nella resurrezione della carne e la costanza di pregarti ogni giorno per loro. Dona alle madri che piangono la perdita dei propri figli la forza di trovare conforto presso il cuore di Maria, la madre del tuo figlio. Dona alle vedove la forza di andare avanti nella vita per educare e crescere i figli. Dona ai figli orfani il coraggio. Coraggio di rivolgersi a te, Dio dell'amore, nei momenti difficili della loro vita. Imprimi nella coscienza dei datori di lavoro la cultura della sicurezza sul posto di lavoro, come rispetto per la vita. Tutto questo te lo chiediamo per intercessione della Vergine Maria, Madre nostra e dell'umanità. Amen. Paride Nasole, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Statte, appunto Statte ha voluto essere vicina alle vittime del lavoro. Statte è una realtà, una comunità terribilmente vicina all'Ilva, Ilva in cui si sono purtroppo consumate queste tragedie. Sì, buongiorno. Grazie. Ilva e non solo. Sì, buongiorno, grazie. Sì, naturalmente il Comune di Statte, in prima persona anche il primo cittadino, il sindaco Francesco Andrioli, è stato sempre molto vicino e sensibile a queste problematiche. Oggi la testimonianza di questa rappresentanza organizzata dal Cavalier Semeraro praticamente ci mette nelle condizioni di riflettere in maniera importante e capire quelle che sono le scelte future importanti affinché nessuna famiglia possa più pagare un dolore così grande. La sicurezza sui luoghi di lavoro è ormai una tematica all'ordine del giorno. Proprio per questo dalle istituzioni ai datori di lavoro, quindi ognuno per i propri incarichi, quindi a vario titolo, deve quotidianamente interessarsi, promuovere e cercare di evitare che ci possano essere eventuali incidenti anche minimi. E solo così possiamo debellare questo fenomeno così atroce, così doloroso per tutti noi. Pertanto ora saranno gli avvocati e le parti civili di imporre i giudici d'appartenenza per far rispettare questa circolare. Questa circolare parte da Taranto, parte. Pertanto noi dobbiamo essere i promotori che questa circolare che viene fatta a Taranto e le persone non devono morire. Luigi Bartoli, console regionale dei maestri del lavoro. I maestri del lavoro ricordano chi ha perso la vita, una dedizione, un amore per la propria attività, per la propria professione, che però confligge con episodi di morte, un diritto al lavoro calpestato. Sì, indubbiamente. I maestri del lavoro sono tali maestri in quanto hanno operato nel corso della loro vita con laboriosità, con professionalità e nel rispetto dei doveri.
Ecco, una necessità che i maestri del lavoro intendono sottolineare è quello che si dia riscontro, diciamo in termini proprio concreti, in materia di sicurezza. A mio avviso è proprio un fattore questo, quello della sicurezza, che poiché in effetti ha dei costi, talvolta viene considerato una sorta di zavorra nell'ambito delle aziende, delle industrie. Invece ecco, si dovrebbe pensare che il bene più prezioso per qualsiasi azienda è quello di mantenere salda la vita dei propri dipendenti. È importante questo. Come è stato per tutti i parenti qui presenti davanti al dramma della perdita della vita del loro congiunto? Padre Nicola Preziuso, parroco della parrocchia Gesù Divin Lavoratore dei Tamburi. Beh, i Tamburi, un quartiere davvero schiaffeggiato. La consolazione della fede in momenti così drammatici. Siamo in piena diretta, sentiamo, ecco, lo stanno invitando per salire sopra. Sì. E beh, diciamo che è un'ulteriore occasione per rivendicare la nostra diritto alla vita. E il diritto alla vita lo si difende facendo prevenzione, facendo quello che diciamo il mondo scientifico ci consiglia. E io auspico che questo momento così difficile, che il nostro arcivescovo ha definito come un momento in cui Taranto è stanca di aspettare, sia un momento che dia un giro di boa a questa situazione. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona continuazione.
E così dopo questa traversata siamo arrivati al quarto sporgente del porto di Taranto. Proprio qui vedete c'è ancora una parte della gru che nel 2012 precipitò. Nella cabina c'era Francesco Zaccaria e un tornado travolse ovviamente, lanciandoli ovviamente in aria e poi in mare, la gru e l'annessa cabina. Come vedete c'è ancora un tratto della gru che è rimasto appunto lungo la superficie del mare. Penso che ogni commento sia superfluo. Il silenzio in questo momento, unito alla determinazione affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi, questo silenzio è più significativo e più eloquente di ogni parola. Pace lassù a Francesco Zaccaria, a Mimmo Massaro e a tutte quelle vittime che hanno speso la loro vita in nome del dovere e in nome del lavoro. Sono stati appunto lanciati in mare dei fiori, un momento davvero toccante. I genitori che buttano i fiori in mare per piacere. Ricordiamo i nostri cari. Diamo l'ultimo saluto ai nostri cari, che la loro morte possa essere di monito per salvarne altri. Grazie a tutti. Oh.
termina qui il nostro speciale Polifemo relativo appunto alla giornata della memoria in ricordo delle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. È stata certamente una esperienza molto toccante. Tutti sapete la mia concezione. Io immagino e sogno una Taranto senza Ilva, una Taranto che viva di mare, di turismo, di agricoltura, di cultura, di risorse archeologiche. La industrializzazione selvaggia è stata una violenza perpetrata al territorio di Taranto. Se si pensa che si muore all'esterno dello stabilimento con le emissioni inquinanti e si muore all'interno dello stabilimento, come purtroppo queste tragedie ricordate oggi ci fanno vedere, beh, penso che la via sia una ed una sola. Chiudiamo il mostro, ammazziamo il mostro, Ilva chiusa, senza se e senza ma. Se poi consideriamo le scelleratezze che sta compiendo ArcelorMittal, beh, penso che sia un obbligo morale e giuridico chiudere Ilva. E con questo mio appello mi congedo. Alle prossime trasmissioni, ai prossimi eventi di Polifemo Speciale.